Le corse, gli abbastanza ferma. Adesso è arrivata la giuria che sta anche decidendo, logicamente l'ultima parola spetta al presidente, in quanto il problema più grosso è la sicurezza dei guidatori e dei cavalli, Certo. perché con tutta questa neve, quando comunque la macchina va via, no, la nostra macchina ha le ruote da neve, ma comunque sia alza la sabbia e questo procurerebbe un fastidio non da poco per i cavalli che sono dietro la autostart. Quindi per tutte Quindi queste se motivazioni con la adesso si sta. pioggia si riduce tutto, si riduce la visibilità, con questa, diciamo, con questa pista e con questa neve diventa veramente una corsa al buio quasi. E anche quello, perché comunque andando poi i guidatori, nonostante che possono mettere la maschera, ma a parer mio, dopo qualche centinaio di metri, potrebbero anche non vedere più nulla. E Infatti. quindi per questi motivi Barbara si sta decidendo. Credo che tempo magari in mezz'ora o magari proveranno a correre la prima corsa e poi decideranno. Ti dico però che è una riunione un po' Un po' a particolare, perché rischio. ovviamente ci sono già stati molti ritiri anche, e quindi si perdono veramente tanti, tanti cavalli, insomma, una corsa un po' Ho particolare. visto Se Elisabetta che non sì, c'era neanche Gubellini, forse si era già portata avanti con il meteo? lui è stato il primo di tutti. Questa mattina, appena si è Immaginavo. alzato, ha immediatamente ritirato i suoi allievi. Gubellini, ma non solo, perché ci sono altri che comunque l'hanno seguito a ruota e soprattutto qualora si decidesse di correre, a quel punto potrebbero esserci altri ritiri, altri guidatori che insomma sembravano dell'idea qualche attimo fa di comunque non correre con i loro cavalli. E qualora si decidesse di non correre, bisognerà anche vedere che cosa fare, ovvero se decidere di correre domani oppure a data da destinarsi. Ho capito. Senti, oltre a Gubellini che ha già dato forfè, chi è in forse? In forze sono ovviamente i milanesi. Allora, Marco Volpato è già arrivato ed è in ippodromo. Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, l'ho sentito io che erano l'una meno un quarto e stava arrivando. In forze sono i cavalli di Castaldo e di Davide Nuti. Ho capito, ho capito. Senti, noi proviamo comunque a fare il nostro compito, quello di dare dei Certo. pronostici, che ovviamente potrebbero essere condizionati, come abbiamo visto, dalla pista, dalle condizioni della pista. Sicuramente, oggi ovviamente i cavalli, fortunatamente ho visto che erano quasi tutti dichiarati con i ferri, perché è logico che un cavallo senza ferri oggi non vada da nessuna parte, rischia proprio di non fare neanche un metro, cioè è impossibile. Loro adesso hanno provato la società a mettere un po' di sabbia per vedere, di cercare di, soprattutto per la macchina questo, però ripeto, il problema non è tanto delle ruote della macchina, ma quanto della sabbia che alza la macchina in partenza. E quella Certo. purtroppo è inevitabile, non ci può fare niente nessuno. Forse magari sarebbe opportuno rimandare di un giorno, però quando ci sono questi problemi è sempre un po' difficile, perché magari i guidatori hanno già degli impegni per domani, insomma diventa abbastanza complicato. Comunque noi Ma iniziamo. guarda Barbara, diciamo che forse l'unica cosa positiva in tutta questa situazione è che in teoria, se si dovesse correre domani, non ci dovrebbe essere così tanto disagio, in quanto le corse che normalmente ci sono il giovedì ad Albenga non le abbiamo, non ci sono. E di conseguenza, insomma, potrebbe essere una giornata tutto Ecco. sommato fattibile, però questa decisione davvero non spetta a noi, lo sapremo tutto nel corso del L'avete già pomeriggio. consultato il meteo per domani, Sì, eventualmente? assolutamente. Abbiamo consultato il meteo. Il meteo dice che dalle ore 15 di oggi dovrebbe smettere di nevicare e dovrebbe iniziare a piovere. Questo dovrebbe consentire di lavare la pista e che quindi domani possa essere più praticabile. Oggi sarebbe sempre una poltiglia, credo. Va bene, Sì. allora, iniziamo dalla prima corsa, proviamoci. Al momento ritirato il 6, una condizionata per cavalli anziani, due nastri, 2060-2080 metri. Andiamo con Andrea Guzzinati, numero 1, rinascita ok, 1,80 quota fissa. Allora, rinascita ok, è rientrata benissimo.
perché è rientrata che insomma era una corsa praticamente vinta, se non che è arrivata una cavalla a stamparla sul palo, ma proprio per meno di mezza testa. Avrà voglia di rifarsi, diciamo che Rinascita è da sola al suo nastro, quindi Andrea avrà facoltà di scegliere dove partire, quindi sceglierà la corsia che secondo lui Con una avrà il pista così terreno poi è migliore. un gran bel vantaggio, ulteriore. È un Eh grandissimo sì. vantaggio per Rinascita e per Andrea. Detto questo, Rinascita avrà probabilmente favori del pronostico in una corsa dove secondo me i controfavoriti saranno sicuramente Nello del Sile, che rimane su di una bella prestazione fatta qui a Torino. Io ho parlato prima con Lorenzo, è fiducioso, è un cavallo che venerdì correrà di nuovo a Milano con Santo Mollo, e lui ha detto che il cavallo è pronto e quindi spera che possa ripetere la corsa dell'altra volta. Ramon del Rio è un cavallo che non ha bisogno di presentazione, sbaglia l'ultima dal Benga, ma non per colpa sua. È un cavallo che viene da una serie non indifferente di vittorie, e Santos qui schiera comunque con molta fiducia. Quindi, se non ci dovessero essere sorprese, credo che i primi tre numeri di questa corsa dovrebbero essere anche i primi tre numeri al traguardo. Ricordiamo che in questa corsa c'è un non partente che è il numero 6 di Olmo. Infatti, andiamo alla seconda corsa. Questa è una condizionata per i 3 anni, si corre sui 1600 metri. Andiamo ancora con Andrea Guzzinati sugli scudi, numero 5, Ultras Font, offerto a 2, alla pari a quota fissa. Sì, allora Ultrafont mi piace molto. È un cavallo, secondo me, che ha ancora bisogno di maturare, di venire avanti, ma ha già dimostrato comunque di avere una buona gamba, l'ha dimostrato all'ultima quando vince. Qui al momento non ci sono ritiri, ma potrebbe esserci un ritirato che potrebbe essere forse il numero 4 di Ussana. Ultrafont comunque è la favorita della corsa. Proviamo a inserire il numero 6 di Hurlian, l'allievo di Mauro Baroncini, guidato ovviamente da Tommaso Di Lorenzo. È un cavallo che ha già fatto vedere delle cose interessanti, vincendo anche proprio qui a Torino, facendo comunque una buona misura. Terzo cavallo, sicuramente metto il numero 1, Ugo Risaeti RGF, soprattutto perché insomma hanno affrontato una trasferta non indifferente. Loro vengono da vicino Forte dei Marmi. Tra parentesi, mi diceva Marco prima che loro sono partiti con un sole bellissimo, 15 gradi da loro, non si aspettavano certo di trovare la neve qui a Torino. Però comunque è un cavallo che io ho qualche remora barbara oggi per i cavalli che partiranno con il numero così basso, onestamente. Quindi, se riesce ad evitare magari qualche problema che potrebbe dare appunto la pista con il numero 1, credo che possa sicuramente contare insieme a Urali Griff, l'allievo di Elvis Vessichelli. Non sai mica quanti ultras juventini sono partiti da Torino per andare a Monaco? No. Non lo Va so, Barbara, bene, sai che io forse. di calcio Sì, proprio lo so, però so che sei non è. juventina, quindi. Vabbè, Sì, ma sono una sicuramente. Juventina anomala. Anomala, sicuramente i giocatori della Juventus si troveranno a Monaco un tempo migliore di quanto non sia quello di Torino. Allora, andiamo alla quinta corsa, una condizionata per cavalli anziani, 1600 metri. E non so, andiamo con Rufolina, numero 1, Santo Mollo in sediolo, 1,70 quota fissa. Allora, Barbara, aspetta. Mi è fregato, pensavo andassi con la terza corsa. Allora, Rufolina è una di quelle che è anche al punto interrogativo, perché prima io parlavo con i suoi proprietari e non sono tanto propensi a farla correre, in quanto è una cavalla che già di suo, insomma, trotta poco. Ancora con il numero uno ci stavano pensando, stavano valutando. Detto questo, la cavalla è proprio lei che ha battuto Rinascita la volta scorsa, ha dimostrato comunque un buon finale. Vedremo come si comporterà oggi. Qui c'è un ritiro che è comunque il numero 6 di Ramon Dream con Massimiliano Castaldo. I favori del pronostico, oltre a Ruvolina, secondo me vanno su Ottonek. Ottonek, l'allievo di Luca Lovera, che l'abbiamo intervistato tra parentesi prima, mi è sembrato comunque abbastanza fiducioso. Cercherà di fare una corsa al comando, qualora vi riuscisse. Oggi credo che chi va in testa cercherà di correre in testa, anche perché tanti schemi di corse oggi non si potranno vedere. Quindi Ottonek, Rufolina, e come terzo e comodo, se dovesse correre, il numero 7 di Ocean 12, perché è un cavallo, secondo me, che ha percorso
già dimostrato di avere dei mezzi buoni per potersi imporre in questa corsa. Benissimo, Elisabetta, intanto oggi ho visto che c'è Gelormini a Torino. È tornato a casa. No. Non c'è oggi? Gabriele? Sì, no? No? Ah, ok. Gabriele arriva venerdì qua. Ah, Gabriele benissimo. viene venerdì, sarà a Torino venerdì, sabato e domenica e ti annuncio che se tutto va come abbiamo organizzato, vi manderemo qualche cosa di interessante. Abbiamo fatto lo scoop. Benissimo, allora chiudiamo con la sesta corsa, il centrale del pomeriggio di Vinovo, e una condizionata per i 4 anni, si parte con Inácio, 2060-2080 metri, e il favorito poteva essere un cavallo che abbiamo apprezzato tantissimo, amato, a Vincennes, Tenten Chonance, con Pippo Gubellini. Allora in alternativa proviamo ad andare con Tommaso Di Lorenzo per Mauro Baroncini, numero 7, Tuscania Palla, 3,50 quota fissa o altro? Sicuramente andiamo con Mauro Baroncini e Tuscania Pal. Tuscania è una cavalla che ricordiamo ha vinto le Oaks quest'anno del Derby, la cavalla che è rientrata recentemente facendo una corsa come doveva essere, una corsa di rientro, quindi poco più di un lavoro. Oggi affrontano la corsa sicuramente con un po' di più di fiducia e il ritiro di Gubellini potrebbe agevolare l'allieva di Antonio Srubali e di Maurizio Milani. Detto questo, dovrà fare attenzione, però secondo me, e dovrà farne anche molta, a Temo Jures AM. Allora, Marco Smorgone è uno di quelli più determinati a correre quest'oggi, anche perché lui è forse è più abituato anche, no, a correre a Vincennes sotto tanta pioggia in una pista magari non proprio praticabile. Temo è un cavallo che viene da un percorso francese dove ha sempre corso veramente molto bene. Lui sarà uno, un po' come Rinascita, potrà anche lui scegliere, sono soltanto in due alla fine al loro nastro, perché rimane soltanto Temon e Tuscania. Quindi tutti e due, sia Marcos Morgon che Tommaso Di Lorenzo, cercheranno la corsia migliore per poter esprimere al meglio ai loro allievi. Quindi loro due saranno una bella accoppiata da provare a giocare, e come in terzo incomodo ci stanno veramente tutti davanti, perché sono tutti cavalli che sono veramente in forma, compresa Teresita Wise, che è una cavalla potente. Bisogna vedere però col suo carattere quanto sarà gestibile oggi. Trinity Blood, l'allieva di Marino Lovera è abbastanza fiducioso, però si deve confermare perché la prestazione che aveva fatto in Francia non era un granché, così come l'allievo di Vincenzo Piscuglio d'Annunziata. Insomma, io credo che la corsa girerà intorno a questi due, a percorso, quindi a Temo e a Tuscania. E gli altri hanno tutti la facoltà di potersi inserire. Però davvero, Barbara, io consiglio a tutti quanti di stare collegati, sintonizzati sul vostro canale, in modo che nell'andare del pomeriggio possiamo darvi maggiori informazioni, perché io credo, da quello che ho sentito, che proprio adesso, in questo momento, si deciderà la sorte del programma del convegno di oggi. E allora, speriamo di avere notizie durante il nostro collegamento. E allora, proviamo ad analizzare anche l'ottava corsa. Hai detto che sta arrivando VP, e arriverà anche in questa condizionata per cavalli di 5-6 anni sui 1600 metri. D'altra parte, mi hanno ritirato Skelly. Allora, aspetta Barbara che prendo il programma dell'ottava corsa. Tranquilla. Intanto Portate ci godiamo pazienza. questo paesaggio. Oggi lo sai che oggi è una giornata un po' particolare qua. Allora, senti, in questa corsa, appunto, ritirata l'allieva di Baroncini, è la corsa più difficile della giornata. Allora, noi prima in questa corsa l'abbiamo provata a esaminare con Cosimo Cangelosi, abbiamo fatto un'intervista e anche lui si è arrampicato un po' sugli specchi. Lui qui è a Sheridan Treb, però insomma, non mi è sembrato fiducioso più di tanto. Allora, proviamo ad andare sull'allievo di sicuramente di Vincenzo Piscoglio della Nunziata, che sarà poi il favorito al betting. Poi proviamo ad andare sul numero 8 di Simone Alon. Allora, voglio vedere. Io lo so che se Elvis mi sta sentendo, probabilmente gli saranno drizzati i capelli. Una cavalla che lui ha da poco tempo. Per me è una cavalla di ottimi mezzi e lo ha dimostrato in passato. Lui ce l'ha da circa un mesetto in scuderia. La volta scorsa, quando aveva corso, a me era già piaciuta e lui mi aveva detto di aspettare ancora un attimo. Secondo me, visto il campo partenti di oggi, potrebbe essere una bella idea di quota, ecco, chiamiamola così. E poi il numero 9 di Serena.
qualora decida di trottare, perché una cavalla anche lei è un po' problematica, però insomma, qualcosa lei ha. Ripeto, è una corsa molto molto difficile, se correremo vi renderete conto anche dalle quote come si avvicineranno una con l'altra, perché sono veramente tutti gli 8 cavalli che sono rimasti, sono, hanno tutti 8 il potere di potersi inserire. Ho capito. Hai per caso sentito qualcosa che arriva dai giudici di gara o di pista? No. No, perché sono qui con Silvano Ferraris, che è in contatto comunque con l'ufficio tecnico, non ci è arrivata nessuna comunicazione per adesso. E allora tu puoi soltanto darci a questo punto un bel cavallino per andare a bersaglio? Oggi più che mai è proprio difficile. Senti, io mi affido a Luca Lovera e quindi mi affido alla quinta corsa, il numero 3, Ottoneck. Perfetto. Allora Elisabetta, ti ringrazio, intanto ti dico che sei bellissima in questa ripresa, in questa location, sei veramente strepitosa. Grazie. Sì, grazie. E allora alla prossima e speriamo di vedere questo convegno, altrimenti chissà, forse domani. Va bene Barbara, io ti ringrazio e auguro a tutti voi una buona giornata. Grazie, saluto anche Silvano, salutiamo.